dalla cooperativa Risorsa Più. Qui sono ospitate persone disabili che con l'assistenza di educatori affrontano l'esperienza di vivere da soli. L'ASSIA, Associazione Salvaguardia e Sviluppo Handicappati, gestisce un grosso centro che può ospitare fino a 30 disabili contemporaneamente. Anche qui troviamo laboratori attrezzati, tra i quali uno di informatica e uno di falegnameria. Le attività socio-educative si svolgono al mattino, mentre al pomeriggio l'associazione, con proprie risorse, offre una serie di attività di animazione che costituiscono un valido aiuto per le famiglie dei portatori di handicap. Mamma mia, tardi, devo andare. Ciao, 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 ciao. Beh, ma se vuoi saperne di più su quanto l'ASSIA organizza, oggi pomeriggio puoi venire a casa mia, così ti posso mostrare le riprese di due loro iniziative benefiche. Sì, sì, va bene, ma come mai questo lavoro tra le mani? Perché quando gli amici dell'ASSIA hanno saputo che mi diletto con la cinepresa, mi hanno chiesto di filmargli due eventi che hanno organizzato per raccogliere un po' di fondi. Ma questo incontriamoci al traguardo, una corsa non competitiva, un appuntamento tradizionale per sportivi di tutte le taglie. E ci sono due percorsi, uno più breve e uno più lungo, per impegnare i più atletici o i più piccoli o i meno allenati. Bravissimo, hai reso bene la gioia di un'attività sportiva che diventa ancora più coinvolgente quando ha lo scopo di aiutare persone meno fortunate di noi. Grazie. E questo? Ma questa è la partita di calcio tra la nazionale piloti e la squadra del Grande Fratello? Esatto, è stata una grande manifestazione di solidarietà, sì. Michael! 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 Qualche applauso, bravi ragazzi, via così! Fischio d'inizio, grazie! Ed è Melita che dà il fischio d'inizio, fa l'applauso! Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera.
In questo breve componimento il poeta sintetizza la sua visione dell'esperienza umana. E voi cosa ne pensate? Io non ho tanto bene il senso della poesia. Qualcun altro? A me sembra molto triste come così. E cosa pensate, per esempio, di questo raggio di sole? È l'unica cosa che fa un po' di vita alla poesia, forse. E poi? Il colore. Però c'è prima quel tramonto. Ok. Sapete cosa vi dico, raga? La poesia che ci ha letto la prof. Cioè, non gira. Proprio non va. Cioè, Quasimodo ci avrà pure ragione, però... Ripeto, per me la poesia sembra molto triste. A pensarci, trafitto da un raggio di sole. Sto pensando a quei bambini ammalati che ho visto in ospedale ed alcuni di quei ragazzi handicappati. A quei volontari con loro e a noi con loro. Trafitto o non trafitto è una botta di vita da paura. Beh, molto prima che arrivi quella benedetta sera, potremmo essere noi il raggio di sole che riscalda e illumina. Direi che comunque adesso sappiamo dove e come aiutare noi e gli altri a non rimanere da soli. Ma scusate. Che c'è? A questo punto ci siamo dimenticati un piccolo particolare. Quale particolare? Il titolo da dare a questo racconto. È vero. Io un'idea ce l'avrei. Quale? Aiutiamoci a vivere. Giusto, grande Annalisa. Giusto, bellissimo. Woo!